Il governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, ha inviato una comunicazione ai membri della giunta e ai dirigenti in merito alla gestione delle prossime settimane preelettorali. Continuano inesorabilmente gli sbarchi al porto di Roccella, l'ultimo stanotte, e permangono ancora delle evidenti criticità nella gestione degli stessi, con riferimento alle postazioni dedicate alla vigilanza dei migranti. Denuncia reiterata dal sindacato di polizia. Oggi scendono in campo i comici volti noti alla TV con un video appello. I dati SACAL sui tre aeroporti calabresi, il traffico dei passeggeri torna ai livelli pre-Covid. Tra il Pollino e lo Stretto si è registrata una flessione di oltre il 35%. Crollano nel 2021 le adozioni di minori stranieri. Ad 8 mesi dalla sua elezione, il sindaco di Affrico Domenico Modafferi fa un bilancio ai nostri microfoni dell'attività svolta e dei progetti futuri. The Colors in vista ai bronzi di Riace, a San Giovanni di Gerace il concerto promosso dalla città metropolitana. Benvenuti all'informazione di Telemia. Cominciamo con la Regione Calabria. Le poche settimane che ci separano dal consulto elettorale, c'è un cronoprogramma stilato dalla Regione Calabria. Lo stesso governatore Roberto Occhiuto invia una comunicazione ai membri della giunta e ai dirigenti con tutto quello che c'è da adempiere fino al consulto elettorale. Il servizio di Raffaella Silvestro. Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha inviato una comunicazione agli assessori e ai direttori generali dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate in merito alla gestione delle prossime settimane preelettorali. Come a tutti noto, si legge così, è ufficialmente iniziata la campagna elettorale per il rinnovo del Parlamento italiano a seguito dello scioglimento anticipato delle Camere in esito alle dimissioni dell'esecutivo. In ragione di quanto sopra intende richiamare l'attenzione a tutti i destinatari della presente sull'opportunità già condivisa nell'ultima seduta giunta regionale di attenersi così scrupolosamente alle direttive che seguono nello svolgimento delle rispettive funzioni del periodo elettorale. La giunta regionale per tutto il periodo elettorale si occupa esclusivamente dell'ordinaria amministrazione, dell'attuale delle leggi regionali e anche dell'adozione degli atti urgenti occorrenti a fronteggiare situazioni di emergenza, ivi compresi nelle normative e quelli di programmazione non procrastinabili. Viene così sottolineato nella comunicazione non solo effettuare nomine e designazione, salve che non siano strettamente necessarie, in quanto vincolate nei tempi da legge regolamenti per esigenze funzionali non procrastinabili a data successiva alla conclusione della competizione elettorale. In ogni caso, comunque, ogni iniziativa in tal senso è preventivamente sottoposta al Presidente della Giunta regionale per le necessità di valutazione. I dirigenti generali dei dipartimenti regionali e delle strutture equiparate garantiscono così, in ogni caso, la continuità dell'azione amministrativa, procedono all'attuazione degli interventi già avviati sul PNRR e sulle altre fonti di finanziamento, nonché all'eventuale avvio di nuovi progetti sulle diverse programmazioni, solo nel caso in cui sussista il pericolo di perdita delle relative risorse, a causa del ritardo nell'attivazione delle procedure, conclude così il presidente Occhiuto. Leggo una piccolissima parte adesso di un comunicato stampa da parte di Amalia Bruni, che è stata candidata a governatore alle recenti elezioni. Non sono state convincenti, dice, le spiegazioni che il presidente Occhiuto ha portato in consiglio regionale per giustificare l'accordo con i medici cubani, fermo restando che nessuno ha problemi nei confronti dei colleghi cubani e che certamente c'è un grande problema nazionale calabrese nelle assunzioni, specie di personale medico. Siamo convinti tuttavia che la strada iniziata è appunto estemporanea, pone più problemi di quanto non ne risolva e non è frutto di un ragionamento perfettamente pianificato che soprattutto possa dare risultati, dice Amalia Bruni. Ma vediamo che dice adesso il governatore Roberto Occhiuto, che tuona in consiglio regionale e in questo video spiega le ragioni della sua decisione.
È finito il consiglio regionale per oggi, sono stanco di chiacchiere, parole, polemiche, l'ho detto in mille modi, stiamo facendo tantissimi concorsi che vanno deserti, ne faremo altri, ne stiamo facendo altri e nessun medico cubano ruberà posti di lavoro a medici italiani, calabresi, a specializzanti e questi che lo sanno continuano a fare polemica perché c'è la campagna elettorale. A proposito, vi pare giusto che un presidente dell'ordine, che sindacalisti partecipino a comizi del PD con loro nome stampato sulle locandine dei comizi del PD per attaccarmi? Facciano campagna elettorale, però per favore, proprio perché sono medici, non la facciano sulla salute dei calabresi. Su questa vicenda dei medici cubani, gli ordini dei medici hanno avuto un atteggiamento ignobile! Soprattutto qualche presidente dell'ordine dei medici, come quello di Cosenza, che è presidente da 20 anni e in 20 anni non ha mai attaccato con questa animosità nemmeno Cotticelli. Sapete perché succede? Perché questa vicenda dei medici cubani tocca interessi milionari da parte delle associazioni dei medici, delle cooperative. Guardate, questo è quello che ha chiesto una cooperativa di queste che offrono i medici alla Calabria. Per un medico, un anestesista rianimatore, 150 euro a ora. Per un medico di pronto soccorso, 150 euro a ora. Per un ortopedico, 150 euro a ora. Significa 800 euro, no, 1200 euro al giorno. 50.000 euro al mese, e queste cooperative stanno sottraendo al sistema della sanità pubblica centinaia e centinaia di milioni di euro con la compiacenza dell'ordine degli ordini dei medici. Io vorrei che si aprisse un'inchiesta della procura per capire se queste società, che dicono di avere anche dei collaboratori che chiamano medici, per capire se questi medici possono far parte delle società interinali, hanno fra loro procacciatori medici, magari medici vicini all'ordine dei medici o collaboratori, perché altrimenti questa violenza non si sarebbe giustificata. Perché non si indignano? Perché quelli dell'ordine dei medici non si indignano quando muore qualcuno negli ospedali? E si indignano quando noi facciamo un'operazione che serve a calmierare il mercato del lavoro, un'operazione alla quale sta guardando con interesse tutto il Paese, perché serve ad evitare che si consolidi una distorsione nel mercato del lavoro tra i medici nella sanità. Sapete che sta succedendo? Che i medici si dimettono dal pubblico e vanno in queste cooperative a lavorare. Centinaia di medici al mese in Italia si dimettono e vanno in queste cooperative a lavorare e tolgono energie e risorse al pubblico. È una cosa possibile questa? E perché non protestano su questo? Anche le organizzazioni sindacali dei medici a volte non comprendono che se questo sistema non si corregge, loro non avranno più interessi da rappresentare, perché un medico che va a lavorare in una società interinale a 20.000 euro al mese, a 30.000 euro al mese, non ha bisogno del sindacato per contrattare le proprie prestazioni. Ecco, noi stiamo facendo una cosa sì coraggiosa, toccando tantissimi interessi che reagiscono facendo diventare questa iniziativa un'iniziativa da contestare in modo più assoluto. Io però vado avanti senza tentennamenti, perché io ho la responsabilità di affrontare le emergenze di un sistema sanitario che è strutturalmente in crisi. E come ho detto altre volte, per me un medico, anche cubano, che possa salvare una vita umana vale molto di più di migliaia di polemiche. Passiamo adesso per i numeri del Covid in Calabria. Peggiorano i dati relativi alla diffusione del Covid. Risultano in aumento infatti i nuovi contagi, che dai 564 di ieri passano a 1951. Il tasso di positività dal 19.15 al 24.53. E i decessi, che sono 5 rispetto al dato 0 di ieri, con il totale delle vittime che raggiunge quota 2.944.
E cambiamo pagina, ci occupiamo adesso di aeroporti calabresi che non sono in salute al momento. Il traffico torna ai livelli pre-Covid. Ripresa del traffico passeggeri nella settimana di Ferragosto per gli aeroporti della Calabria. Nella settimana dall'8 al 16 agosto, infatti, gli aeroporti di Crotone, Lamezia Terme e Reggio Calabria hanno fatto totalizzare 101.993 passeggeri. Lo riferisce in una nota SACAL, la società che gestisce i tre scali aeroportuali calabresi. Stesse percentuali di crescita, aggiunge SACAL, anche per quanto riguarda i movimenti, voli in arrivo e partenza. Sempre riguardo i tre scali, in totale sono stati 692 rispetto ai 518 del 2021. La conferma di questo trend positivo arriva con l'ottima performance dell'ultimo weekend di agosto. Nei giorni 27 e 28 i tre scali hanno registrato 26.369 passeggeri e 176 voli. In particolare, nella settimana di Ferragosto, lo scalo Sant'Anna di Crotone ha fatto registrare un volume passeggeri pari a 5.780, nettamente in ripresa rispetto al 2021, anno in cui registrava 4.805 unità. E solo nell'ultimo weekend 1.239 passeggeri in arrivo e partenze, mentre sono stati 1.417 lo scorso 2021. L'aeroporto Tito Minniti di Reggio Calabria, aggiunge sempre SACAL, ha rilevato un volume passeggeri in transito di 5.701 unità in ripresa rispetto al dato consolidato nell'analogo periodo 2021, con un volume di 5.162 passeggeri, mentre nei due giorni di fine agosto sono stati 1.218 gli utenti che hanno scelto di volare dall'aeroporto dello Stretto a fronte dei 1.173 del 2021. Nello scalo di Lamezia Terme, nella settimana dall'8 al 16 agosto, sono stati 90.512 passeggeri rispetto ai 62.418 del 2021. Da segnalare che il 13 agosto sono stati gestiti nel solo aeroporto di Lamezia Terme 12.925 passeggeri e gli aeromobili movimentati sono stati 72. Nell'ultimo weekend del mese sono stati 23.912 viaggiatori dello scalo lamentino in ripresa rispetto ai 19.607, dato che risale agli analoghi giorni del 2021. Ad agosto, dunque, una serie di record ben auguranti per gli aeroporti della Calabria, che preannunciano ulteriori dati in crescita anche per il primo weekend di settembre, durante il quale sono previsti 24.670 passeggeri e 172 voli in arrivo e partenza. 14 proprietari di fabbricati adibiti ad uso civile sono stati denunciati per scarico abusivo di acque reflue domestiche direttamente nel fiume Castace. A individuarli sono stati gli agenti del nucleo ambientale della Polizia Locale di Catanzaro nell'ambito delle attività di controllo sul territorio portate avanti su input del sindaco Nicola Fiorita e dell'assessore Marinella Giordano. Ha aggredito una donna nelle vicinanze di un centro commerciale, ma è stato visto dai carabinieri di una pattuglia e bloccato. È accaduto a Cosenza. L'uomo, un 35enne di nazionalità tunisina, è stato arrestato con l'accusa di violenza sessuale. 6 arresti sono stati eseguiti tra Ciro Marina e Napoli dai carabinieri dell'aliquota operativa del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Ciro Marina e da quelli del comando provinciale partenopeo. L'operazione scaturisce da un'ordinanza della GIP di Catanzaro su richiesta della direzione distrettuale antimafia e ha portato 2 persone in carcere e 4 ai domiciliari. Gli indagati sono ritenuti vicino alla locale di 'Ndrangheta di Ciro Marina e sono accusati a vario titolo di danneggiamento aggravato, devastazione, saccheggio, ricettazione, detenzione abusiva e porto illegale in luogo pubblico di armi clandestine o comuni da sparo. 2 sbarchi di migranti, cambiamo ancora in pagina, in poche ore a Le Castella di Isola Capo Rizzuto. Complessivamente sono arrivati 196 soccorsi dalla Guardia Costiera di Crotone mentre viaggiavano su 2 velieri. Una prima imbarcazione con a bordo 84 persone è stata raggiunta mentre era al largo di Cropani. La seconda, su cui viaggiavano altri 112 migranti, è stata soccorsa al largo di Le Castella. Cambiamo ancora pagina e parliamo sempre di sbarchi, ma Roccella
dell'isola ionica. Continuano qui inesorabilmente gli sbarchi. L'ultimo stanotte permangono ancora delle evidenti criticità nella gestione degli stessi con riferimento alle postazioni dedicate alla vigilanza dei migranti. Denuncia reiterata dal sindacato di polizia e oggi scendono in campo i comici volti noti della TV con un video appello. Ci dice di più Giuseppe Mazzaferro. Non accennano a fermarsi gli sbarchi di migranti nel porto delle Grazie di Roccella Ionica. Solo ieri sera sono arrivate una cinquantina a bordo di una barca a vela intercettata a 12 miglia dalla costa. Nel 2022 si contano una cinquantina di sbarchi nella Locride, di cui 38 nel porto delle Grazie di Roccella Ionica. È chiaro che il fenomeno va seguito con molta attenzione e non si tratta di situazioni occasionali. Qualche giorno fa era stato il SIULP, il sindacato di polizia, a protestare, in particolare alle condizioni lavorative degli operatori di polizia nei posti di controllo all'interno della struttura portuale, che spesso sono lasciati al sole e in situazioni di grande disagio. Nonostante le denunce, le situazioni di evidenti criticità permangono, in particolar modo riferita alle postazioni dedicate alla vigilanza. Ora sono scesi in campo anche i comici. Molti volti noti della televisione e non solo hanno deciso di fare un appello in favore del lavoro delle forze di polizia e delle stesse condizioni precarie dei migranti in cui sono costretti a vivere in quelle ore in cui si trovano presso la tensostruttura del porto delle Grazie di Roccella Ionica. Un appello che ai molti fan non è passato inosservato. Noi ne abbiamo sintetizzati 4 che ora vi faremo ascoltare. Noi siamo Enzo e Sal e siamo qui per lanciare un messaggio serio, importante. Ma è vero questa cosa? Sì, assolutamente. Per cosa? Per il fatto di Roccella Ionica. Ah, certo. Esatto. No, no, assolutamente. Allora, l'host di Roccella Ionica, l'host al porto di Roccella Ionica, dove arrivano ogni giorno centinaia di migranti. Esatto. C'era un attimo bisogno di una sistematina. Vabbè, in realtà sono, hanno fatto qualcosa. Che hanno fatto? Hanno fatto qualcosa per i migranti. No, ma quando me ne hanno fatto? Hanno dato un gazebo e 4 ventagli. Quattro ventagli. Ma veramente? Eh sì, sta un po' più fresco. Che hanno fatto 4 Questi ventagli? Stanno protezione civile, polizia di Stato, carabinieri, molti volontari, tutti i giorni lì sotto al sole, tutta la giornata sotto. Allora, le istituzioni competenti diciamo, fate qualcosa, può piacere, hanno dato poche protezioni, la protezione solare, la vonna mai fare l'accoglienza così, la protezione solare sotto sole tutta la giornata. Basta, penso che ho saputo che sono arrivate delle imbarcazioni con i migranti, quando sono arrivati hanno visto come stavano combinando e stanno peggio di noi, stanno incogliati, sono tornati indietro e non sta bene. No, veramente, basta senza poco, fare veramente. Senza basta fare veramente persone serie, non ci vuole niente. Quindi, basta poco, mi raccomando, fate qualcosa, fate quello che dovete fare presto, però se no mancazzi e qua già sfugano passato, che aspettiamo Natale, no. Dai, facciamoci, basta veramente ora questo. Ora fate qualcosa, mandate, che ne so, ti arrivano i condizionatori a Natale, non serve a niente. Ciao a tutti da Gennaro Calabrese, anche se con questa aureola dietro sembro più San Gennaro. Però anch'io sono solidale con gli operatori di polizia impegnati presso l'host di accoglienza di Roccella Ionica, l'host dove vengono accolti gli immigrati. Gli amici del SIULP, in particolare il mio amico Franco Minici, mi ha informato delle condizioni poco umane in cui si trovano a lavorare gli agenti. Insomma, Roccella è bellissima, però è anche molto molto calda d'estate, quindi che ci vuole? Lo dice e lo chiede Gennaro Calabrese alle istituzioni, ma lo chiederebbe anche il Santo Padre, anche Cristiano Malgioglio muore e dice: ma dai, che ci vuole rendere più fresco, più salubre un ambiente? Anche Maria De Filippi lo chiederebbe alle istituzioni, anche Mamminda Comando, bene. Ecco, grazie, molto chiaro, molto chiaro. Quindi ci affidiamo alle istituzioni perché siano sensibili in tempi brevi nel risolvere questo forte disagio per gli amici agenti di polizia che si trovano a lavorare veramente già in modo impegnativo giornalmente, ma aggiungergli anche situazioni un po' disagiate mi sembra troppo, quindi diamoci da fare, va bene? Viva la Calabria, viva la Roccella, ciao ragazzi! Al porto di Roccella Ionica, nell'area riservata all'accoglienza dei migranti, le forze di polizia con le quali ho personalmente collaborato per tante iniziative benefiche e i migranti stessi versano in condizioni disumane sotto il sole. Spero che chi di dovere, le istituzioni si muovano per risolvere al più presto questa situazione.
Ciao, sono Bruschetta di Zelig. Volevo fare un appello alle istituzioni affinché si possano migliorare le condizioni dell'host di accoglienza al porto di Rocella Ionica, host di accoglienza per i migranti. In quel luogo ci sono uomini e donne delle forze dell'ordine, in particolar modo della Polizia di Stato, che da tempo lavorano in condizioni di grande disagio, per non parlare poi dei migranti che lì vengono accolti in una struttura che ha parecchie lacune, sto usando un eufemismo. Ecco, io penso che un paese che non sia in grado di garantire la dignità a un essere umano non sia un paese civile, per cui davvero mi rivolgo alle istituzioni competenti affinché riescano a porre rimedio a una situazione che ormai si sta facendo insostenibile. Ci conto. Nella struttura portuale continuano ad accumularsi barche fantasma, sono quelle dei migranti che dovrebbero essere smaltite, hanno superato una ventina e si trovano collocate nella parte dell'ingresso centrale. Nonostante i continui solleciti da parte dell'ufficio circoscrizionale marittimo, le imbarcazioni vengono smaltite con difficoltà. Potrebbero rappresentare un vero e proprio pericolo, tenendo presente che la stagione invernale è alle porte e le imbarcazioni sono fatiscenti e si trovano proprio all'ingresso della struttura portuale. La Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha aperto un fascicolo sui lavori regidi sul tratto regino dell'autostrada A2 e sul raccordo che attraversa la città dello Stretto. Si tratta di lavori effettuati dall'ANAS in parte nei mesi scorsi e in parte ancora in corso, sui quali si sono registrate delle anomalie, come quella del 25 di agosto scorso, quando poco prima dello svincolo di Gallico in direzione nord si è staccato un giunto che ha provocato un maxi incidente, fortunatamente senza vittime. A bordo di una moto Ape ha speronato una volante della polizia per agevolare la fuga di due presumibili complici ed è stato arrestato per porto e detenzione di armi in luogo pubblico, danneggiamento aggravato e ricettazione. A bordo del mezzo infatti gli agenti hanno trovato una rastrelliera danneggiata con all'interno una carabina ad aria compressa con una potenza superiore a 7.5 joule, arma da sparo soggetta a denuncia. La crisi energetica adesso, l'appello degli industriali al governo, in particolare quello del presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò. Ascoltiamolo. Il grido d'allarme degli imprenditori ormai riecheggia da qualche settimana, ma secondo Confindustria il governo continua ad ignorarlo. Il momento di difficoltà nazionale si amplifica ancora di più nelle regioni come la Calabria, dove ormai nota la doppia velocità con la quale il paese viaggia. E al sud si soffre più che in tutta Italia. L'appello del presidente di Confindustria Crotone, Mario Spanò. Le aziende sono veramente in affanno. Questo è un terremoto economico di una grandissima portata e il governo deve agire subito. Da mesi noi come Confindustria stiamo gridando, stiamo dicendo che le aziende non possono reggere questi costi. Molte aziende stanno chiudendo e tante altre chiuderanno, aumentando quello che è la disoccupazione. Infatti la disoccupazione è arrivata adesso al 43%. Chiediamo inoltre che sia un tetto per quanto riguarda il prezzo del gas, di non legare il prezzo del gas al prezzo dell'energia, perché l'energia costa solo, dipende solo dal 60% per quanto riguarda l'aspetto del gas, e in più di mettere degli aiuti strutturali per quanto riguarda sia le famiglie che le aziende. Probabilmente abbiamo necessità di comunità energetiche, abbiamo necessità che il governo sblocchi tutte quelle che sono le autorizzazioni per fare dei parchi rinnovabili e soprattutto sospendere momentaneamente i certificati verdi. E gli imprenditori adesso cosa possono fare? Gli imprenditori in questo momento possono solo aspettare, gli imprenditori hanno sempre grande pazienza, hanno sempre grande fiducia, hanno sempre grande voglia di fare, ma questo è veramente un terremoto, come dicevo prima, economico che difficilmente l'imprenditore, nonostante le mille risorse e nonostante da situazione negativa ha sempre cercato di capire quali potevano essere i svolti positivi, essendo veramente una situazione soggettivamente difficile da mantenere, se non arrivano degli aiuti sarà difficile per tutti continuare a lavorare. Post emergenza pandemica probabilmente avrà influito questa soprattutto. Crollano nel 2021 le adozioni di minori stranieri. Tra il Pollino e lo Stretto si è registrata una flessione di oltre il 35%. Ascoltiamo Nicodemo Barillaro.
Il Covid, ma anche altri molti fattori, sono alla base della contrazione del numero di adozioni di minori stranieri registrate in Calabria nel 2021. Tra il Pollino e lo Stretto, secondo quanto contenuto nel rapporto della Commissione Adozioni, si è assistito ad un'ulteriore notevole flessione, meno 35,3% rispetto all'anno precedente. Nonostante ciò, l'anno in disamina è caratterizzato da un incremento, anche se lieve, del numero di minori autorizzati all'ingresso e alla residenza permanente nel nostro paese, pari al 7% rispetto all'anno precedente, numeri che restano comunque lontani da quelli registrati nell'ultimo anno pre-pandemia. Si conferma anche nel 2021 l'incidenza percentuale, quasi l'80%, di minori adottati provenienti dai paesi di origine che hanno ratificato la Convenzione dell'AIA. Nel 2020 il fattore del tutto inedito e dirompente, anch'esso esogeno, che ha determinato la dimensione quantitativa del fenomeno adottivo, affermando un trend negativo, è stato l'avvento della pandemia da Covid-19 che ha colpito in maniera devastante tutti i paesi e tutti i continenti del pianeta, toccando attraverso l'emergenza sanitaria ogni ambito di relazione e di vita sociale ed economica. Nel 2020 si registra un'inevocabile rottura della serie storica. Il numero delle coppie che hanno richiesto l'autorizzazione all'ingresso in Italia di minori stranieri, infatti, scende fino a raggiungere appena le 526 unità, ossia 443 in meno dell'anno precedente, con una flessione annua del 45,7%. Inevitabilmente gli effetti della pandemia sono visibili anche nel 2021, sebbene per la prima volta nell'ultimo decennio il numero di coppie 563 sia aumentato rispetto alla rilevazione precedente, variazione positiva di 37 unità in termini assoluti, ossia il 7%. I numeri complessivi rimangono comunque lontani anche da quelli registrati nell'ultimo anno pre-pandemia. 8 mesi fa è stato eletto sindaco di Africo, che veniva da gestioni commissariali. Il nuovo sindaco si chiama Domenico Modafferi e ai nostri microfoni offre un bilancio dell'attività svolta in questi pochi mesi e parla anche di progetti futuri. Sindaco, a 8 mesi alla sua elezione tante sono le cose messe in campo, campo sportivo, lavori nel paese di ristrutturazione, ecco come state lavorando e come avete tra virgolette cercato di rinsaldare il vostro portafoglio. Ci siamo subito messi al lavoro, ci siamo rimboccate le maniche. Il primo obiettivo è stato quello del campo sportivo. Per il campo sportivo siamo nella fase conclusiva della progettazione esecutiva, abbiamo perfezionato una parte di mutuo col credito sportivo, un altro 320.000 euro l'abbiamo ottenuto dalla regione Calabria, 380.000 euro ce l'avevamo destinato e l'abbiamo accantonato per un progetto che si concretizza a livello economico nella misura di 1.200.000 euro. Credo che se questa somma non sia bastevole siamo anche pronti, diciamo, a reinvestire altri 300.000 in modo che lo stadio possa riaprire con un progetto poi finalizzato intorno a 1.500.000. Stadio che per Africa rappresenta una realtà importante anche a livello di aggregazione giovanile. Sì, aggregazione giovanile e soprattutto sociale. Siamo partiti proprio dallo stadio per dare un segnale forte di socialità e di aggregazione giovanile. Stiamo investendo anche molto sulla cultura. Abbiamo avuto dalle città metropolitane 400.000 euro da destinare al riuso dell'edificio della scuola media statale, per farne lì un centro culturale espositivo dedicato alla memoria di Umberto Zanotti Bianco. Abbiamo anche investito parecchio sui nostri vecchi borghi antichi, quello di Africo e quello di Casalnuovo, e per questi due borghi abbiamo ottenuto direttamente come amministrazione comunale, diciamo, il ripristino e il riuso del vecchio asilo infantile costruito da Zanotti Bianco in quel di Casalnuovo e tutta l'area circostante, per crearne lì un percorso di ciclovia e di trekking. Per la parte di Africo antica invece il parco ha avuto finanziato
un intervento di 1.050.000 euro che afferisce tutto al nostro comune, al nostro borgo di Africa Antica. Siamo da ultimo col Ministero dell'Interno e lo dico con una punta di orgoglio, siamo riusciti a ottenere un milione di euro per la messa in sicurezza del torrente Frasso, e diciamo era una criticità forte che si avvertiva alla parte estrema del comune e creava molti disagi, soprattutto con l'alluvione, ma in alcune aree, mi riferisco diciamo al Frasso nella parte afferente al campo sportivo e più in là di sotto dopo il ponte della ferrovia, dove si creavano situazioni diciamo di forte criticità ambientale che per certi aspetti non permettevano neanche il ripascimento diciamo della costa. Con tutta una serie di iniziative che siamo lì per lì per appaltare, così come siamo riusciti finalmente dopo nove mesi a rescindere il contratto con la ditta aggiudicataria della scuola media per poterne fare un altro bando, per poterne fare un lotto funzionale in modo che i nostri alunni possano tornare nella loro sede naturale. Sono questi gli interventi immediati che siamo riusciti ad ottenere con grande sacrificio, ma soprattutto con abnegazione, e ringrazio tutta la mia amministrazione che giorno per giorno e puntualmente mi collabora in una fase difficile. Ma lo voglio sottolineare, il campo, la riapertura del campo sportivo rappresenta il nostro fiore all'occhiello, perché io da sindaco ho trovato una struttura abbandonata, una struttura abbandonata tra l'indifferenza generale. Non voglio addossare colpe a nessuno, perché non mi sento, però le responsabilità ci sono. Io mi sono candidato a sindaco per senso civico e senso sociale, e l'aver diciamo approntato questo primo progetto di aggregazione di socialità per i più giovani di Africa rappresenta veramente il nostro fiore all'occhiello. Torniamo a Reggio Calabria e occupiamoci di piscina, così come si occupa il consigliere comunale di Reggio Calabria e del gruppo PD, Antonino Castorina, che dice che la riapertura della piscina comunale di Reggio Calabria è uno dei principali obiettivi che si deve dare l'amministrazione comunale, nell'idea di creare nella zona sud di Reggio una vera e propria cittadella dello sport che unisce atleti ed utenti di tutte le discipline sportive, che crea lavoro, economia e socialità. Queste le dichiarazioni appunto del consigliere. Reggio non si deve accontentare di approvare delibere con ingenti finanziamenti se poi non vengono aperti in tempi utili i cantieri. Se da un lato in questi anni è stata fatta una importante programmazione, dice ancora Castorina, ora c'è la necessità di raccogliere risultati e definire con chi di dovere i tempi di realizzazione di tutto ciò. Sempre l'amministrazione comunale di Reggio Calabria informa la cittadinanza che a causa di un intervento necessario presso la condotta del sollevamento di testa lato mare dell'impianto di depurazione di Gallico prevista per la giornata di domani giovedì 1 di settembre, il sindaco facente funzioni Brunetti ha ordinato il divieto di balneazione nelle acque antistanti il lungomare di Gallico. Veniamo allo spettacolo di quanto di bello sta accadendo, quanto stiamo vedendo in Calabria. San Giovanni agita il palco del teatro al Castello di Roccella Ionica con quello che è stato il penultimo appuntamento della stagione, il Roccella Summer Festival. Giuseppe Mazzaferro era sul posto per noi. Ieri è stato il penultimo appuntamento del Roccella Summer Festival. Sul palco del Teatro al Castello di Roccella Ionica è stato il turno di San Giovanni, classe 2003, faccia da santo e anima ribelle ed inquieta, la nuova pop star della musica italiana, ha portato live i suoi successi e in particolare il suo album Cadere, Volare, che lo ricordiamo è stato certificato ora da Fimi, che declina all'interno di 12 canzoni inedite quell'esatto istante dello scatto ritratto sulla copertina del disco. Il cadere e il volare sono un atto unico, momenti inscindibili che fanno parte dello stesso movimento. L'album che è stato presentato contiene anche il singolo Scossa, che fa parte della colonna sonora dell'ultima stagione della serie TV Netflix Summertime.
San Giovanni si è mostrato un vero animale da palcoscenico, tanto da far ballare, esultare i fan presenti. C'erano tanti giovanissimi che non hanno disdegnato di trasformare l'arena del Teatro Il Castello di Roccella in una vera e propria festa. Sono stati cantati anche alcuni brani della versione spagnola della hit Aitana Mariposas, che ha preso il triplo disco di platino Farfalle, brano con cui l'artista, lo ricordiamo, ha partecipato anche alla 72esima edizione del Festival di Sanremo tra i Big. Volano farfalle sulle lampadine, attratte come fosse la luce del sole, come vecchie trame di persone, vengo verso di te. Non volano farfalle, non sto più nella pelle, ho perso le emozioni, me le ritrovi tu. E poi il successo finale, dopo i saluti, è riuscito a ingannare il pubblico presente con un'apparizione giusto per l'ultimo brano sulla tribuna, dove San Giovanni è riuscito a mantenere quel filo diretto col pubblico con un vero colpo di scena. Ci fermiamo per pochi secondi per la pubblicità, tra poco quindi. Fantastico essere qui, invito tutti a visitare i Bronzi. Questa visita speciale è fatta dai Colors in vista ai Bronzi di Riace, ad accompagnare gli artisti protagonisti del talent show Amici del Festival di Sanremo, il sindaco facente funzioni Carmelo Versace. Anche i The Colors si aggiungono alla grande festa organizzata dalla città metropolitana per celebrare il 50° anniversario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. La band, protagonista dello storico Talent Amici e del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, si trova in territorio calabrese per il tour estivo e non ha potuto fare a meno di visitare il Museo Nazionale di Reggio, dove sono custodite le due splendide statue bronzee di epoca classica. Abbiamo appena concluso la visita dei Bronzi di Riace qui all'interno del nostro museo insieme ai The Colors, che stasera si andranno a esibire presso il comune di San Giovanni di Gerace, un'importante iniziativa all'interno del ricco programma di eventi culturali che ha visto appunto la partecipazione di diversi artisti. Un momento molto interessante che ha visto appunto la partecipazione di questo importante gruppo, la voglia di voler scoprire queste due importanti statue in un momento in cui sta vivendo il suo massimo splendore probabilmente il museo archeologico,
ed è motivo per noi di orgoglio se artisti importanti sentono l'esigenza oggi di poter diffondere questo messaggio che stiamo provando a lanciare dal nostro territorio metropolitano, e ovviamente noi proveremo ancora a fare di più del nostro meglio affinché possa da qui alle prossime settimane non spegnersi appunto questa attenzione nel nostro territorio, ma ancora di più lanciare quel messaggio che stiamo provando ovviamente a caratterizzare tutto questo arco di tempo che vede appunto i festeggiamenti del 50° dei Bronzi di Riace. Accompagnati dal sindaco facente funzioni della città metropolitana Carmelo Versace, i componenti della band si sono detti emozionatissimi di poter contemplare le due opere dal vivo, invitando chiunque ne abbia l'opportunità a visitare il museo, ricco di reperti tutti da scoprire. Io ringrazio le persone che ci hanno invitato qui perché veramente è una roba emozionante. Cioè, io ho avuto la pelle d'oca alla vista di queste due opere assurde. Invito tutte le persone che passano anche a poche centinaia di chilometri da qui a venire qui, perché veramente si vive un momento di emozioni intense, cioè veramente, poi guardando tutti i dettagli io sono abbastanza fissato, è sconvolgente la precisione, mi sono veramente emozionato, grazie a tutte le persone che ci hanno venuti qui. Ed è un modo per la città metropolitana, ma per tutti noi, di promuovere il territorio attraverso la cultura e la musica, come avverrà anche oggi. Avverrà stasera, sì. Speriamo, dai, speriamo bene. Intanto noi cerchiamo di dare il massimo e siamo felici comunque di suonare in posti così pregni di cultura e di conoscenza e curiosità. Curiosità, perché quella è la prima scintilla, ecco, questa è la cosa che la miccia che ha innescato le sensazioni che ho provato stamattina, la curiosità. The Colors poi in serata in concerto a San Giovanni di Gerace, uno spettacolo offerto dalla città metropolitana. L'estate metropolitana continua a raccogliere successi con i tanti eventi organizzati in tutto il territorio. Il più recente ha avuto come protagonista una delle band più in voga del panorama contemporaneo italiano, i The Colors, amatissimi dal pubblico più giovane che li ha conosciuti prima nel programma Amici di Maria De Filippi fino ad arrivare al successo di Sanremo. Il concerto, organizzato con il patrocinio della città metropolitana, si è svolto nella cornice del borgo di San Giovanni di Gerace, che per l'occasione si è trasformato in un vero e proprio scenario a cielo aperto per accogliere il pubblico numerosissimo. Piena soddisfazione del sindaco Pittari, che ha ribadito quanto eventi del genere siano importanti per rilanciare non solo i grandi centri, ma anche i piccoli e pittoreschi borghi di tutta la Locride. Siamo a San Giovanni di Gerace, un piccolo paese di Calabria che ospita uno dei più importanti complessi di musica leggera, un gruppo giovane per i giovani, per ricordare il 50° anniversario della scoperta dei Bronzi. E la città metropolitana, il suo presidente, l'avvocato Versace, hanno individuato a giusta ragione questo piccolo borgo di Calabria sul presupposto che proprio qui vede la luce il primo studio scientifico per raccontare la fattezza di questi guerrieri. A San Giovanni di Gerace, pochi anni dopo, vede anche la luce del primo studio scientifico che riguarda le statue di Riace. Ed allora, coniugando la musica con l'arte, con la statuaria greca, veniamo a conoscenza di un mondo che ci appartiene, e attraverso questi giovani vogliamo lanciare un messaggio. Ma quel che più conta, la manifestazione è stata inserita in un contesto fideistico dove la realtà, la fede e, perché no, anche la cultura si coniugano in un tutt'uno per lanciare al mondo e far vedere chi verrà dopo di noi quelle che sono state le fattezze del mondo greco, ma come noi riusciamo a vivere la civiltà dei tempi nostri e come la musica può essere il volano per far capire chi siamo, per essere protagonisti di questo nostro tempo. San Giovanni, la Madonna delle Grazie, i Bronzi costituiscono quella cultura religiosa ma anche pagana su cui si pone e si basa la crescita civile, sociale,
di questo piccolo paese che vuole proiettarsi nel mondo e insieme alla Madonna delle Grazie, di cui ricorre quest'anno una grande manifestazione di fede, vogliono essere punto di riferimento e di riscatto per questa nostra realtà che ha bisogno oggi di valori oggettivi e non oggettivanti della realtà delle nostre coscienze, per porre in essere quelle che sono le bruttezze di un mondo che vogliamo ributtare nel più profondo dell'essere, per assurgere un io e poi ancora un super io, quale valore assoluto di questa nostra società e di questi nostri giovani. Adesso i libri, altro evento a Roccella Ionica, è stato presentato il libro Il custode delle parole di Gioacchino Criaco, servizio di Raffaella Silvestro. È stato presentato a Roccella Ionica nell'ambito dei caffè artistico-letterari organizzati dal Circolo di Lettura dell'Aras il libro Il custode delle parole di Gioacchino Criaco, edito Filtranelli. Gioacchino Criaco, nato ad Africo, ha esordito nel 2008 con il romanzo Anime Nere. Da cui è stato tratto il film omonimo, vincitore di 9 Davide di Donatello e di 3 Nastri d'Argento. Il custode delle parole è una storia di identità e radici così forti da sfidare il futuro. L'autore, con un linguaggio fluente e suggestivo, intenso e a volte persino lirico, racconta di un legame inscindibile con la bellezza selvaggia dell'aspromonte e della cultura antica di questo territorio da custodire e preservare per farne dono a chi sarà dopo di noi. Richiama alla responsabilità di prenderci cura di ciò a cui sentiamo di appartenere: un amore, una montagna, una storia. La nostra è una storia millenaria, dice, che ha forgiato le parole intingendole nel cuore, nella testa, nella pancia, nel miele e nel sale, nel sangue eroico, in quello codardo, nella punta delle spade e nel taglio delle zappe. Ha dialogato con l'autore, la scrittrice Rossella Scherl. Tutti quelli che avevano guerre e sofferenze cercavano il paradiso degli spaventati. Il paradiso degli spaventati per tanti anni è stata questa terra a cui noi apparteniamo. Noi siamo portatori di quei valori soprattutto culturali, ma di quell'elemento dell'anima che sta dentro il cardia, il cuore dell'uomo che sta nella nostra cultura. Noi vogliamo portare queste cose non come elemento di orgoglio stupido che ci faccia gonfiare il petto, ma come elemento di modernità. Non sogniamo e non vorremmo tornare a parlare il greco, non facciamo operazioni passatistiche o nostalgiche, non siamo pauperisti, siamo moderni, ultramoderni, ma pensiamo che la cosa più moderna che esista al mondo è l'amore, la pace, e la prima caratteristica dei greci della valle greca dell'Amendolea è la mitezza, no? Noi queste cose vogliamo far conoscere a noi e far conoscere agli altri e metterne un pezzo in questo modello sociale, culturale ed economico occidentale che pensa solo ad omologarci. Ed eccoci all'agenda, vediamo quali appuntamenti abbiamo in serbo per questo fine agosto, inizio settembre. Al Museo Nazionale, all'Opri, alle ore 17.30.
novembre 2022, duo percussionistico di Antonio Argantino e Valerio Colaci, presso l'Auditorium Spirito Santo a Vibo Valenza alle ore 18. Faber Cotronei canta De André alla Piazza della Solidarietà a Crotonei, a Crotone, alle ore 22. Dal 2 al 4 di settembre, Sagra della Patata Silana alla Garò Lupinacci a Celico a Cosenza alle ore 21. 3 settembre 2022, Tony Adley in concerto presso il Teatro Comunale di Soverato a Catanzaro alle ore 21. Concerto Parafonè a Filogaso a Vibo Valenza alle ore 21. Mimmo Cavallaro in concerto a Piazza Castello a Reggio Calabria alle ore 21. 4 settembre 2022, Inside Festival al Parco Urbano a Rogliano a Cosenza alle ore 18.30. Duo Pitros in concerto al Teatro Grandinetti di Lamezia Terme alle ore 19. Festival d'autunno, emozioni, viaggio tra canzoni di Mogol e Battisti al Porto di Tropea a Vibo Valenza alle ore 21. Dal 5 all'11 settembre 2022, Teatro da Amare a Tropea alle ore 19. Sassofono di Giovanni De Luca e pianoforte di Francesco Silvestri a Palazzo Santa Chiara a Tropea alle ore 21.30. 6 settembre 2022, Pusada Caffè Acoustic Live Music al Pusada Barghelia a Vibo Valenza alle ore 18. 7 settembre 2022, Elisa Roccella Summer Festival al Teatro al Castello Roccella Ionica alle ore 21. 8 settembre 2022, Festa della Madonna di Porto Salvo, a seguire il concerto Le Vibrazioni alle ore 22 a Siderno. Dall'8 all'11 settembre 2022, Civitanova 2022 edizione Festival a Castrovillari a Cosenza alle ore 18. Dal 9 all'11 settembre 2022, Festival Nazionale del Folcore a Piazza Vittorio Veneto a Tropea alle ore 21. 10 settembre 2022, Badolato Summer Theatre Anita Acoustic Duo Live Concert all'Anfiteatro di Villa Collina Badolato Marina a Catanzaro alle ore 21.30. 11 settembre 2022, Tropea Ritmi del Sud Cultura a Confronto a Piazza Vittorio Veneto a Tropea alle ore 21. 12 settembre 2022, Pianoforte di Lucio Grimaldi al Palazzo Santa Chiara a Tropea alle ore 21.30. La nostra classica rubrica di fine giornale, la rassegna di titoli. Riprendiamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi, iniziamo con Gazzetta del Sud, Occhiuto chiama la procura, la magistratura indaghi sulle cooperative dei medici. Consiglio regionale sui sanitari in arrivo da Cuba, duro attacco a ordini professionali e sindacati. La fotonotizia di centropagina, l'assassinio di Lea Garofalo fuori per 4 ore, Carlo Cosco da Cugno a Petilia Policastro per la madre malata. Addio a Gorbaciov, l'uomo che cancellò l'URSS, e ancora vedete la notizia che riguarda l'obiettivo, quello dei 243 provvedimenti in 2 mesi, la campagna del governo Draghi per attuare il PNRR. Tre notizie nel taglio alto, titoli sotto testata Reggio, la città si prepara a riabbracciare la sua patrona, qui la processione torna dopo 2 anni nella città di Reggio con Maria Santissima della Consolazione. Reggio ancora, Sperona una volante per aiutare i complici a fuggire, arrestato. Reggio Calabria, l'incidente allo svincolo di Gallico, max tamponamento in autostrada per l'improvviso crollo di un giunto, la vicenda ora al vaglio dei PM. Chiudiamo con il quotidiano del Sud che riserva questa apertura, vedete. Prima del voto c'è da finire il PNR, 2 mesi per 243 provvedimenti, poi titolo centrale, medici da Cuba, Occhiuto in consiglio, invoca indagini contro le cooperative italiane, sanità nella bufera, mentre i sindacati notificano il ricorso, al TAR nell'informativa del commissario, accuse pesanti agli ordini, le agenzie interinali italiane chiedono 1.200 euro al giorno per medico, troppi interessi da chi mi contesta.
La dote per Forza Italia, Cannizzaro presenta la candidatura e porta 150 amministratori, ancora Giorgia Meloni in comizio a Cosenza in Calabria, c'è grande entusiasmo, dice la Meloni, qui il suo intervento sul palco cosentino. Stato in crisi, caro bollette, la proposta in 8 punti dell'imprenditore Giovanni Sgro, che appare in questa foto. E ancora dalle varie province, Catanzaro calcio, l'abbraccio e le grandi ambizioni del popolo giallorosso a Reggio, festività mariane, ecco il programma delle celebrazioni. Vibo provincia, obiettivo estinzione di Savanzo fissato entro il 2030, Crotone comune, voce, realizzeremo i progetti in corso. Ceromarina, il litigio finisce in sparatoria, 6 persone arrestate. Poi dati INAIL, Calabria seconda per infortuni sul lavoro. Abbiamo così completato, non ci sono altre notizie importanti per quanto riguardava le prime pagine. La linea la restituiamo alla nostra redazione, grazie per averci seguiti. Ed ora il tempo che farà in Calabria. Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, parzialmente nuvoloso con schiarite prevalenti. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli sereni o velati. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, nubi e schiarite con possibili piovaschi. Il meteo è stato presentato da... Qua è Charlotte M. Lo sapete la novità? Sono arrivate le scarpe più belle di sempre. Carpa, c'è una sorpresa! Degli occhiali pazzeschi firmati da me. info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. E con il meteo finisce il nostro giornale, grazie per l'attenzione, rileggiamo i titoli usati per questa edizione. Il governatore della Calabria Roberto Chiuto ha inviato una comunicazione ai membri della giunta e ai dirigenti in merito alla gestione delle prossime settimane preelettorali. Continuano inesorabilmente gli sbarchi al porto di Roccella, l'ultimo stanotte, e permangono ancora delle evidenti criticità nella gestione degli stessi, con riferimento alle postazioni dedicate alla vigilanza dei migranti. Denuncia reiterata dal sindacato di polizia. Oggi scendono in campo i comici volti noti della TV con un video appello. I dati SACAL sui 3 aeroporti calabresi, il traffico dei passeggeri torna ai livelli pre-Covid. Tra il Pollino e lo Stretto si è registrata una flessione di oltre il 35%, crollano nel 2021 le adozioni di minori stranieri. Ad 8 mesi dalla sua elezione, il sindaco di Aprico Domenico Modafferi fa un bilancio ai nostri microfoni dell'attività svolta e dei progetti futuri. The Colors in vista ai bronzi di Riace, a San Giovanni di Gerace il concerto promosso dalla città metropolitana.